Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TG Cosmos. Apriamo il giornale di questa sera occupandoci di cronaca. I carabinieri della stazione di Buonabitacolo, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Lagonegro un ragazzo di 26 anni di Padula e un uomo di 41 anni di Sanza per furto aggravato. I due, infatti, a volto coperto lo scorso 25 settembre, si sono introdotti all'interno di una sala slot in un bar a Montesano sulla Marcellana, nella frazione Scalo, ed hanno scassinato con dei piedi di porco 7 slot machines, impossessandosi di circa 3.000 euro in monete. Nonostante la coppia avesse cercato di manomettere le telecamere, i militari sono riusciti a risalire all'identità dei malviventi già noti alle forze dell'ordine, osservando nel dettaglio la loro conformazione fisica e il modo di camminare. Gli attrezzi utilizzati per lo scasso sono stati ritrovati insieme a degli indumenti indossati da uno dei due al momento del furto. Inoltre, il 26enne è stato anche denunciato per detenzione di droga perché trovato in possesso di 15 grammi di hashish. Brutto incidente questa mattina a Contursi Terme lungo la strada statale 691 Fondo Valle del Sele. Un furgone per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente a causa del maltempo, si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri di Contursi Terme e i vigili del fuoco. Il ferito, un 38enne originario di Salerno e dipendente di una nota azienda come corriere, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra. All'uomo è stato riscontrato un politrauma. E spostiamoci ora a Sapri, dove i carabinieri della compagnia, appunto di Sapri, del territorio di Policastro, hanno arrestato una coppia di coniugi residenti a Giugliano perché trovati in auto con eroina. Ma per saperne di più, vediamo il prossimo servizio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sapri hanno portato a termine un'importante azione contro gli ormai troppo frequenti flussi di droga che dal napoletano giungono nel golfo di Policastro. L'attività si è conclusa con l'arresto di una coppia residente a Giugliano in Campania. Si tratta di una coppia di coniugi sessantenni. I due sono stati fermati lungo la strada statale 104 a bordo della propria autovettura mentre si dirigevano verso Policastro. All'alto dei militari la donna ha cercato di disfarsi di un involucro, ma l'attenzione dei carabinieri ha permesso di recuperarlo e trovarvi all'interno occultati circa 50 grammi di eroina. La coppia è stata così sottoposta a più approfondita perquisizione e successivamente sono stati entrambi arrestati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente in concorso. Sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria, dovranno spiegare il possesso di così rilevante quantitativo di droga che, immesso nel mercato al dettaglio, avrebbe garantito un introito superiore a 5.000 euro. Durante la notte scorsa a Capaccio, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agropoli, nel corso di un posto di blocco, hanno imposto ad una Fiat Croma di fermarsi. L'auto con a bordo due uomini non ha però rispettato l'alt dei militari ed è così iniziato un inseguimento fino a Campolongo di Eboli, dove i due sono andati a sbattere contro un muro. Scesi dall'auto, che intanto ha preso fuoco a causa dell'impatto, i malviventi sono scappati a piedi nelle campagne circostanti e hanno fatto perdere le proprie tracce. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. Domato l'incendio, i carabinieri che indagano sulla vicenda hanno ritrovato nell'abitacolo alcuni attrezzi agricoli rubati: trapani, cassette per attrezzi, miscelatori, seghe elettriche ed utensili vari, probabile provento di furto. Il tutto sequestrato. E spostiamoci a Buonabitacolo, alunni delle elementari e delle medie nello stesso plesso con frequenze a turni. I giovani alunni dei due gradi scolastici frequentano attualmente la struttura destinata alle scuole medie in via Brandileone. A fasi alterne, gli alunni si recano a scuola o al mattino o al pomeriggio, dividendosi così la struttura per poter fare lezione. Una decisione presa ad inizio anno in una riunione tra amministrazione e dirigenza scolastica e rappresentanza dei genitori per fronteggiare il disagio comportato dai lavori presso le scuole elementari e che necessitava quindi di una soluzione rapida per poter rendere possibile la frequenza a scuola dei piccoli alunni. Una soluzione, quella
della turnazione che dovrebbe durare fino a fine anno 2015. Nel frattempo, nell'ultima settimana, il malumore sembrerebbe essersi acuito soprattutto per il turno pomeridiano, che costringerebbe gli alunni a rinunciare a qualsiasi tipo di attività extrascolastica. La scuola va fatta di mattina, mente fresca, dichiarano alcuni genitori. Chiediamo una risoluzione immediata del problema. I nostri ragazzi non hanno più vita sociale. L'amministrazione comunale, guidata da Elia Rinaldi, ha sottolineato il lavoro che si sta svolgendo per la risoluzione di tale problematica e sottolinea di non voler alimentare ulteriori polemiche sulla vicenda. E spostiamoci a Salerno, precisamente a Sant'Agostino, a Palazzo Sant'Agostino, dove ieri pomeriggio si è tenuto un importante vertice al fine di studiare delle soluzioni relative al problema della viabilità sollevato nuovamente qualche settimana fa dal direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese. Ma vediamo il servizio. Provincia di Salerno e Banca di Credito Cooperativo Montepruno di Roscigno insieme per la riapertura della strada provinciale 342 che collega Roscigno a Corleto Monforte. Una strada chiusa da alcuni anni a causa di un pericoloso movimento franoso, un'interruzione che costringe i residenti a percorsi alternativi interminabili. Di qui, poche settimane fa, la decisione dell'Istituto di Credito di avviare una raccolta di fondi per contribuire nella realizzazione delle opere necessarie per la riapertura della via, raccolta di fondi che sta andando a gonfie vele e alla quale ha contribuito chiaramente anche la banca. L'iniziativa non è passata indifferente alla provincia di Salerno, titolare della strada. Il consigliere delegato alla viabilità Paolo Imparato ha incontrato il direttore della BCC Michele Albanese per studiare insieme le soluzioni al problema. La riunione si è tenuta a Salerno presso la sede dell'amministrazione provinciale. Al tavolo dei lavori c'era anche il dirigente Domenico Ranesi, che ha tenuto a sottolineare che è la prima volta in Italia che un soggetto economico privato come la Banca Montepruno, in collaborazione con il pubblico e quindi con la provincia, voglia contribuire alla risoluzione di problematiche di interesse pubblico. Nel corso del confronto l'Istituto di Credito si è impegnato a sostenere i costi che si renderanno necessari per un sondaggio geognostico del suolo che fino ad ora non è stato eseguito ed è necessario per consentire la realizzazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza della SP342. Mentre la provincia si è impegnata a redigere il progetto definitivo entro 2 mesi dalla consegna di tali esami. Intanto è stato fissato per fine ottobre un sopralluogo sulla strada franata per capire se ci sono le condizioni per consentire, in attesa del progetto definitivo, la revoca del divieto di transito. Soddisfatto Albanese, Imparato e Ranesi, dice, hanno dimostrato una forte apertura al dialogo per la risoluzione del problema. L'auspicio, conclude, è che le strategie messe in campo possano portare alla definitiva apertura e messa in sicurezza dell'importante via di collegamento per Roscigno e i comuni limitrofi. Il presidente della Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Salerno, Guido Arzano, ha rassegnato le proprie dimissioni. A norma dell'articolo 34,4 dello Statuto Provinciale, assume la rappresentanza il vicepresidente vicario, l'avvocato Giovanni Marone, già presidente della Confcommercio Salerno Città e responsabile provinciale di Federalberghi. Le dimissioni seguono la scia delle precedenti dimissioni di Arzano, relativi allo scorso luglio, quando l'allora presidente della Camera di Commercio rassegnò le proprie dimissioni insieme all'intera giunta. Così Arzano non ricopre ora nessuna carica delle associazioni legate al commercio, confermando la sua volontà di tornare a fare il commerciante. E occupiamoci ora di offerte di lavoro. Concorso nella Marina Militare per 80 allievi ufficiali, pubblicato il bando 2015. Ma per maggiori dettagli ascoltiamo subito il prossimo servizio. Pubblicato il bando 2015 relativo al concorso per l'ammissione di 80 allievi ufficiali in ferma prefissata al corso AUFP, possono partecipare al bando i candidati d'età compresa tra i 17 e i 38 anni, di statura non inferiore a 1,65 m e non superiore a 1,95 m per gli uomini e non inferiore a 1,61 m e non superiore ad 1,95 m per le donne. È richiesta la laurea o il diploma di istruzione secondaria. Le domande possono essere presentate entro il 26 ottobre attraverso
attraverso l'apposita procedura online disponibile nella pagina web dedicata al bando Marina Militare 2015, raggiungibile dalla sezione Marina Militare Concorsi del portale www.marina.difesa.it. E spostiamoci a Pertosa, il paese delle grotte. Si terrà sabato 17 ottobre alle ore 17 presso l'auditorium del MIDA 1 di Pertosa, appunto, l'annuale convegno sul lavoro nero. L'evento si svolgerà in parallelo alla 10ª edizione del premio Impresa Etica, onorificenza conferita ai titolari di una piccola media impresa che si sono distinti per rapporto etico con i propri dipendenti nel rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori. L'incontro avrà il titolo Morire di lavoro, in ricordo della bracciante pugliese Paola Clemente, morta per sfinimento a causa delle condizioni estreme in cui lavorava nelle campagne del Tarantino. Al convegno quest'anno ci si occuperà delle condizioni lavorative dello sfruttamento degli operai in agricoltura e del caporalato. Al tavolo dei lavori interverranno tra gli altri Anselmo Botte, segretario provinciale della CGIL, scrittore, il dottor Franco Musumeci, che parlerà dei suoi studi sulle malattie professionali in agricoltura, ed il giornalista del Mattino Antonio Manzo. Presenzeranno anche al convegno esponenti di rilievo dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il premio Impresa Etica verrà conferito all'azienda agricola della signora Rosa D'Amato. E spostiamoci a Sant'Arsenio, dove domani alle ore 11 presso la Sala Cultura della Banca Montepruno si terrà la conferenza stampa di presentazione del cartellone teatrale Teatro Amore Mio, iniziativa giunta alla 13ª edizione. Gli spettacoli teatrali si terranno presso il Centro Sociale Don Bosco a Polla a partire da domenica 25 ottobre con inizio alle ore 17:30. Per sapere di cosa si tratta e per saperne soprattutto di più, seguiamo il servizio di Pierluigi Pacello. Domani venerdì 16 ottobre alle ore 11 presso la Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio si terrà la conferenza stampa di presentazione del cartellone teatrale Teatro Amore Mio, iniziativa giunta alla 13ª edizione organizzata dall'Associazione Culturale Onlus Tempo e Memoria in partnership con la Banca Montepruno, con il patrocinio del Comune di Pola e di riconoscimento della Diocesi di Teggiano Policastro. Il successo delle passate edizioni ha rafforzato l'idea della validità del progetto ed ha motivato ulteriormente la linea culturale di Teatro Amore Mio, rendendolo un mezzo idoneo per dare spazio e risonanza ai giovani talenti che, nonostante i numerosi riconoscimenti, spesso non trovano il sostegno e gli stimoli necessari per uscire dall'anonimato. L'iniziativa vuole inoltre migliorare la conoscenza del nostro territorio, mettendo in risalto l'accoglienza e l'ospitalità del Vallo di Diano. L'edizione 2015-2016 conferma la partecipazione in prima linea della Banca Montepruno, che, sostenendo il progetto artistico, aiuta a dare lancio e risalto all'evento culturale. Gli spettacoli teatrali si terranno presso il Centro Sociale Don Bosco in via Garibaldi a Polla a partire da domenica 25 ottobre con inizio alle 17:30. E occupiamoci ora della Città Museo Teggiano. Domani, venerdì 16 ottobre alle ore 10:30 presso l'Istituto Comprensivo di Teggiano, in occasione della manifestazione a carattere nazionale Viva la settimana per la rianimazione cardiopolmonare, si terrà un incontro di sensibilizzazione sul massaggio cardiaco esterno e le manovre salvavita. L'incontro sarà tenuto da personale esperto dell'ALFIS, Associazione Libera Formazione ed Informazione per la Salute di Sant'Arsenio. Il 14 giugno 2012 il Parlamento europeo ha invitato infatti gli Stati membri a istituire una settimana di sensibilizzazione dedicata all'arresto cardiaco, con lo scopo di migliorare la conoscenza e la formazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare. Per il terzo anno consecutivo, Italian Resuscitation Council e IRC Comunità raccolgono l'invito dell'Unione Europea e domani, in particolare, sarà il giorno in cui tutti i paesi europei aderenti concentreranno le loro iniziative. Il progetto comprende una campagna di sensibilizzazione attraverso i media e il web, incontri e manifestazioni pubbliche con la partecipazione di operatori sanitari e del soccorso, iniziative nelle scuole e nei luoghi dedicati all'attività sportiva.
Domenica si riaccenderanno nel Vallo di Diano i motori della solidarietà. È tutto pronto per il quarto pararaduno organizzato dall'associazione Antonio Finamore. Si partirà alle ore 10:30 da Sala Consilina. Domenica 18 ottobre si riaccenderanno nel Vallo di Diano i motori della solidarietà. È tutto pronto per il quarto pararaduno organizzato dall'associazione Antonio Finamore. Un corteo d'auto d'epoca attraverserà alcuni dei comuni del Vallo di Diano, regalando ad anziani disabili l'emozione di essere copiloti per un giorno. Si partirà alle 10:30 da Sala Consilina, piazzale Vallisdea, raggiungendo piazza Picca a Sant'Arsenio alle 12:30 e dopo aver salutato gli ospiti della casa di riposo San Vito si procederà alla cerimonia di abbattimento di una barriera architettonica attraverso la donazione di una giostrina accessibile a tutti. Seguirà lo spettacolo degli sbandieratori della società cooperativa Onlus, Sanatrix e Lion, che regaleranno un momento di forte emozione attraverso la loro esibizione. E ora è giunto il momento di cedere la linea al meteo per sapere che tempo farà domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Cielo poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord con intensità di 17 km orari. Temperatura minima di 12 gradi e massima di 24 gradi. Bene, e con il consueto appuntamento dedicato al meteo termina qui la nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo i consueti contatti, il nostro numero di telefono 0975 20 68 28, la nostra mail info@cosmostv.it e per chi volesse seguire la nostra programmazione in streaming su internet www.cosmostv.it. Grazie per essere stati con noi come sempre, vi do appuntamento all'edizione del telegiornale Flash di domani delle ore 14 e intanto vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci e a risentirci a presto.